bene? Bene. Ho letto l'intervista molto scherzosa, ironica di Verra e Caprani. Io non l'ho ancora letta, però gli darò uno sguardo. Sì, poi... però ci devi dire perché Air Bombetta. Bombetta? Ma non lo so, dovete chiedere a loro. Forse perché sono un po' massiccio. Sì. Cioè ti fai rispettare. Sì, sì, ma no, scherziamo tutti, ci divertiamo, siamo un bel gruppo. E questa deve essere la nostra forza. Piano piano troveremo i risultati sperati e che sicuramente ci meritiamo. Senti, ti posso fare una domanda e poi lascio spazio ai colleghi. Potevi fare qualcosa in occasione del 2-0? Ti hanno lasciato al tuo triste, ti hanno abbandonato al tuo triste destino? Io ho rivisto la partita, ho rivisto anche l'azione del gol. La mia paura era arrivare leggermente in ritardo e essere espulso. Avevamo intuito, infatti. È stata quella, però sicuramente tutti potevamo fare qualcosa in più. A Genova, nella gara col Chievo, hai giocato da titolare dopo un inizio di stagione in panchina, due prove positive per te. Ti ricandidi ad essere titolare anche nella gara con la Sampdoria? Sono contento delle mie prestazioni, delle prestazioni della squadra, e io, come dico sempre, mi impegnerò sempre al massimo e in tutti gli allenamenti mi strapperò i capelli per dare il massimo per questa squadra. E poi le decisioni spettano comunque al mister, io comunque ce la metto tutta. Come si può spiegare questo periodo non proprio brillantissimo del Pescara, oltre che sotto l'aspetto dei risultati anche dal punto di vista del gioco? Il gioco, secondo me, anche col Chievo abbiamo espresso del buon gioco. Poi la Serie A è questa, è ancora più difficile della Serie B. Dobbiamo migliorare su ogni aspetto. Dobbiamo essere più concentrati, più cattivi, più come lo è stato il Chievo. Il Chievo, secondo me, è una squadra che ha un gruppo devastante, sono tutti uniti, concentrati, esperti, e forse è quello che ci manca un po' a noi. Però piano piano troveremo la quadratura giusta. Cioè, in sintesi, insomma, dovete essere più squadra, come ho detto, a fine partita, questo un po'. Sì, sì, dobbiamo essere più squadra e dobbiamo anche avere quel pizzico di furbizia in più, di esperienza, che adesso forse ci manca, ma che presto la guadagneremo. Pesa anche sotto l'aspetto psicologico, a proposito di mancanze, questa prima vittoria sul campo che ancora arriva? Secondo me non ci deve pesare, nel senso che noi sappiamo quello che dobbiamo fare e dobbiamo stare tranquilli. L'obiettivo è la salvezza e secondo me, se continuiamo a allenarci così a 2000 come facciamo tutti i giorni, ne usciremo presto e ci toglieremo belle soddisfazioni.